Quando si dovrebbe fare una guerra giusta, se non contro di loro? A me l'espressione guerra giusta non piace. La guerra è sempre qualcosa dalla quale noi dobbiamo tenerci il più possibile lontani. Perché quando si dice guerra giusta, tante volte si vogliono dimenticare le ragioni delle guerre. Per esempio, la guerra giusta, che cosa facciamo per evitare che ci siano queste situazioni? Quante armi vengono vendute? L'ISIS come si approvvigiona? Chi vende le armi? Allora, certo, poi ci sono situazioni in cui c'è una violenza intollerabile, anche la Costituzione italiana, che ha un'espressione molto forte, l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, quindi non la esclude in via di principio. Questo però è un punto che dovrebbe essere sottratto, come tra l'altro vorrebbe la Carta delle Nazioni Unite, all'iniziativa dei singoli Stati. Oggi, se c'è una situazione così grave, e c'è, le Nazioni Unite, lei ha fatto riferimento all'incontro tra i due grandi che avviene proprio in quella sede, e dovrebbe prendere posizione. E devo una Quindi piccola diciamo che se ci fosse una posizione dell'ONU sì, unanime, allora comunque si io potrebbe credo prendere in considerazione anche gli che un paese interventi. come l'Italia partecipasse a un intervento Questo armato con soldati sul evidentemente terreno, sì, perché poi è sempre questo. quello